Salucciadores, coccolosi scaccolatori di camaleonti, ben ritrovati dal vostro Silver, dal nostro Silverius. Da qualche parte sono abbastanza sicuro che ci sia anche il cane, eccolo lì, il nostro Sven Mizzica tutti. Allora, siamo qui a Lexington, stavo dicendo Lexington, ma non credo sarebbe stato altrettanto entusiasmante e credibile. Siamo entrati dalla parte del parcheggio, ma io voglio tornare indietro, voglio tornare a casa, me ne voglio andare. Voi direte, Silver, sei scemo. Beh, sì. Però no, nel senso, voglio entrare ma dal lato di lì, cioè non voglio passare dal parcheggio come punto d'accesso principale, ma prima di farlo volevo vedere una cosina. Ok, la cosina me la sono vista, quindi a posto. E voi direte, Silver, non puoi guardare le cose e non dirci cosa stavi guardando, semplicemente volevo vedere se potevo interagire in qualche modo con i terrazzini sopra i tabernacoli della corrente. Quindi no, la risposta è no. Risolto brillantemente il problema. Allora, andiamo. Andiamo, vediamo un pochino se c'è qualcosa di interessante. Finora non abbiamo visto nulla di ostile da queste parti e questa cosa mi conforta alquanto. Abbiamo visto dei coloni, un funerale di coloni nello specifico. Ecco, io voglio vedere quanto posso salire su questi... Voglio esplorare. Ho cose da vedere, genti da salutare. E mi raccomando, se anche tu vuoi diventare un'arma, un'armatura, un pezzo di cianfrusaglie a casa del Silver, nella serie fantastica, basta che lo chiedi, basta che lo dici e otterrai qualcosa. Ne abbiamo. Allora, banco di lavoro per armi. Tanto per... non ho niente che abbia già editato. Ecco, come vedete, li finiamo lì ora. Il gabri tiratore e il lucannone sono oggetti dedicati specificamente a qualcuno di voi, quindi si va alla grande. Uscire dalla postazione? Sì, perfetto. Qua abbiamo un cane che langue. Domandina, questi street art così che abbiamo trovato in casa e robe simili, sono anche indicativi di qualcosa? O sono solo cose che si trovano a Van Verona e buonanotte al secchio? Io sono più propenso al secchio qua. Cioè, ho detto, io provo a entrare di qui che magari vedo, trovo, faccio, brigo. Niente. Una secchia di niente. Non c'è nessuno in giro. È un mortario sto posto. Veramente, io pensavo... Circunnavigo. Ecco. Scendi dalla parte dove non ci sono le scale, eh. Bravo, Silver, bravo, eh. Mi sta vedendo a vomitare. Cane, levati dai... Cane! Oh! Vaffancane! Allora... vediamo un peppiniello. Io adesso faccio quella cosa che volevo tanto fare già da quando ero piccino. Poi tanto torniamo indietro ed esploriamo l'universo con gioia. Allora, vediamo un pochino cosa posso fare di quello che ho in mente, nella mia mente bacata e malata. Sto sentendo rumori. Non riesco a capire se siano rumori o musica. E... a quanto abbiamo capito la musica da ste parti è veramente fighissima, però devo tenere i volumi bassi per i soliti problemi, mannaggia la pupazzetta. Allora, di là, ragazzuoli, cosa sto facendo? Di là esploreremo serenamente, non temete che tanto andremo più o meno da tutte le parti, sapete che il Silver non se lo fa dire due volte. Allora, là abbiamo la blatta schifo. Ne ho fatto un poster, devo dire, sono stato discreto come uno che fa risuonare un proiettile nel cuore della notte. Grazie. Qua abbiamo occhiali da saldatore, una caffettiera Luxo Brev, munizioni, un'astronave giocattolo e una cadreghina. E abbiamo una sorta di panorama su qualcosa, scarafaggi. Scarafaggi e scaraschifi a tutto andare, bene. Vabbè. Allora, mi è stato detto da Marco, Gabriele, un po' da tutti, mi avete dato informazioni discordanti, ma ho capito che il cane soffre della sindrome dell'abbandono, più che del rischio di morire, ed è una cosa che vale per tutti i compagni. Finché non li abbandoniamo da qualche parte, la morte non la dovrebbero rischiare, quindi sto anche abbastanza più sereno e vi ringrazio di nuovo tutti per le informazioni. Là c'è roba che brucia. Cane, non fare queste cose che poi io mi cacco perché sento rumori. Smettila, grazie. Allora, là c'è roba che brucia, ma
è ancora una. Allora, aspetta. Aspetta, perché tutte queste cose poi hanno un senso logico compiuto da qualche parte. Ha voglia. Ben venga. E come se ha voglia. Bravo cagnetto, venga. Sto pensando che quasi quasi posso andare prima qui, perché tanto me lo segna vicino. La rischio, perché se trovo un'altra sentinella inattiva, sai che figata. Non lo so, fuochi accesi mi ispira poca fiducia, eh. Però, mamma mia, quanta roba da fare, quanti posti da esplorare. Poi per ora che non conosco ancora il luogo e i sistemi, per me è una festa, eh. L'idea di aver davanti l'universo. Smaltimento Jalbert Brothers. Non ho informazioni sui Jalbert Brothers, giusto? Oh, un altro banco di lavoro. Cani. Ratto talpa idrofobo. Quindi possiamo prenderci anche le malattie. Bello. Bellissimo. Vediamo, eh. Ok, mi sono infilato. Presente quei pertugi che sono una brutta idea a prescindere, grazie. Ok, cerchiamo di far fuori quello idrofobo che è l'unico che mi preoccupa seriamente. Ok. Ok. Dove stai? Ok. Benissimo. Quella. Ah, sono solo più resistenti. Non danno niente di per la quale. Va bene, fa niente. Non stavo a confidare sulla cosa. Non abbiamo bersagli di sorta. Benissimo, vediamo cosa ci aspetta qua. Radiazioni? Bene. Bene, 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 molto radioattiva la cosa. Allora, aspetta. Aspetta un momento. Andiamo con ordine. Allora, baule degli attrezzi da scassinare con gioia, però. Un tripudio di gioia, è proprio un festappio di gioia. Fantastico. Va bene, va bene, va bene. Ringrazio tutti quanti, specie la mia mamma che mi ha fatto così funky. Allora, qui non c'è nulla nei dintorni, no. Le radiazioni intanto non sono un problema, ragazzi, poi ci curiamo. Tappo, gomme da masticare, bocconcini scoiattolo, vesti logo del figlio dell'atomo. Grazie. Adesso ho capito che qua c'è qualcosa di interessante per forza. Questa la prendiamo. Mina a tappi? Come quando tiri le bottiglie di spumante a Capodanno. Benissimo, figata. Granata nuca, spedino di Viena, vestito che non è marrone del figlio dell'atomo, va bene. Ok, diamo un'occhiatina in giro. Cose sobrie. A tratti discordanti, qua è un insieme di camper e io ci sto menando il cane, quindi sto menando il camper per i camper. Oh, due botte di jet, grazie. Due botte di jet col fischio, altre radiazioni. Che cacchio c'è di radioattivo? Qualcuno ha fatto la caccona brutta radioattiva. Spiedino di iguana, che poi sono radioattivo pure queste di cose. Fornelletto, ma sì dai, prendiamolo. No, le radiazioni arrivano da qua. Ah, sono sti cacchio di fusta chiori. Domanda. Domanda stupida, eh. Ma domanda. Pur sempre stupida. E voi direte, Silver, falla sta cacchio di domanda. No, la domanda ve la mostro. No, non esplodono. Perfetto. Perfetto. Allora,
Andiamo di... Scusi, no, non per volergliene, ma provviste o varie. No, provviste. Allora, radix, ok, e Radaway lo usiamo dopo. Vediamo un pochino cosa troviamo qua. Vabbè, La serratura è resistente. perfetto, grazie al pipo. Non riuscirò a forzarla. Ah, quindi noi non possiamo fare un cacchio di secchio. Va bene, ma io ispeziono lo stesso. Quindi qua, quello che otterremo qua sono cose interessanti, molto interessanti, che otterremo a suo tempo quando avremo hackeraggio, scassinamento, insomma è una zona più avanzata di quello che ci possiamo permettere, anche una maggiore resistenza alle radiazioni, tutto sommato insieme. Va bene, allora già che ci siamo un'occhiata gliela do lo stesso. I figli dell'atomo sono una nuova stirpe, però li trovo tutti morti, quindi non so se li posso annoverare come i predoni fra i nemici. Visti così, direi di sì. Miseria, cosa sto portando che non posso correre? Mi sono svuotato tutte le taschine come non so che cosa. Lascia. 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 Dal Fedora lo voglio tenere, grazie. Maschera antigas d'assalto. Occhiali da saldatore non mi servono. Torace in cuoio lo tengo. Queste riparano da... Ah, riparano dalle radiazioni. Stessa quantità di... E queste però sono verdi. Mi piace di più il verde del marrone, non vogliatemene. Ok, lasciamo qui un po' di roba che se ne troviamo dell'altra almeno la possiamo... Fantastico. Vesti semplici del figlio dell'atomo. Vabbè, tanto abbiamo visto che più o meno le statistiche sono identiche per tutti, quindi... Però qua c'è stata un'ecatombe, sono morti tutti. Ecco. Domanda sul perché sono morti tutti, poi... Ok. Chiappa. Don Ciacastoro, vieni qua che ti castoro io poi. Fatte neanche schifo, di più ancora, veramente. Allora, la palla 2 ce l'abbiamo. Per finora abbiamo trovato palla battente, palla 2 e palla 8, quindi io persisto. Vedi se aveva qualcosa di Sì, interessante. dai, esaminatelo, almeno giochi un po'. Vedi se aveva qualcosa. Sì, vabbè, anche i Tatos li lascio perché ormai ne abbiamo una piantagione che continuo a riprodurre a tutt'andare. Non so chi sia che ha tirato la bomba, ma non ho gradito la cosa. Ah, che palle! Siete delle brutte genti! Adesso vediamo se era una trappola o se c'è effettivamente qualcuno che ce le tira. Io opterei più per la trappola, eh. Ok. Va bene così. Per intanto va bene così. Io avevo anche sentito un rumorino interessante, ma ve lo dico poi. Qui cosa c'è di bello? Oh. Tappo. Ok. Ok, grande. Ben bene. Ben bene, là sopra non ho... Ok, non è un problema. Tanto adesso non ci infileremo più in triangoli pertugiangoli molto, molto troppo radioattivi. E finì in mezzo ai fusti di sua spontanea volontà. Allora, ok, fino a qui ci siamo arrivati. Adesso, piccola pausa di intrattenimento con della musica folcloristica tipica della zona e nelle provviste... Abbiamo allora un Radaway e direi di cominciare anche a mangiare roba perché ne abbiamo veramente un putanaio. No,
No, oh miseria. Non voglio roba che mi dia bonus, voglio solo cibo. E cibo non radioattivo. No, no. Ecco, tipo questo, così. In scioltezza. Oh, che meraviglia. È un orso? O è un bramino? No, è un orso. Quindi orso fottiti. Il famoso orso fottiti. Quindi là non ci andiamo per ora. Mannaggia di pesci. Altre radiazioni. Ma andate a fanculo! Ecco, perfetto. Non volevo dirvelo, ma ve l'ho detto. Ho sbagliato. Dai, fai così. Ah, ho trovato un nemico, un golferale, benissimo qua. Spero ci sia qualcosa di veramente interessante, perché questa è stata una trappola per stronzi, di quelle poco interessanti. Ecco, adesso ti seguo via le parti bonus. Allora, le radiazioni me le curo poi tutte assieme. Sì, sto per morire di radiazioni, vero? Non credo di poter... ok, va bene, abbiamo capito che non è il posto migliore dove venire in questo momento, ma porca galera. Ok, ok, devo essere molto meno... Devo essere molto più attivo e molto meno radio. Va bene, adesso ho fatto il cretino fino adesso, adesso diamoci una regolatina, eh. Andiamo ancora di cura, non voglio sprecarle, dopo le... Il Medix a cosa serve? No, non mi interessa. Allora, radiazioni meno 400 vuol dire quant'è 400 in termini radioattivi? Esattamente, avevamo 800 di radiazioni. Minchia, benissimo, perfetto, meraviglia. Ok, ok, ok. Ok, mi piace come scatta la cosa sul Pip-Boy, così a vanvera. Allora, benissimo, quindi qua abbiamo capito che continua ad essere una zona da esplorare un pochino poi. Va bene, non è un problema, era in preventivo. Però volevo scoprire se c'era qualcosa di interessante e la risposta è per ora sì. Ma non è ancora il momento di... Va bene, torniamo sui nostri passi serenamente. Abbiamo concesso alla notte di scendere e di prenderci di sorpresa, ma noi non abbiamo paura di niente, di nessuno, di niente e soprattutto di nessuno. Allora, ma questo è lo stabilimento Corvega attaccato a Lexington o... No, eh? Questo... attenzione, predoni, non ho visto dov'è, predone feccia, ah là sopra, ok, allora cane aspettali un momento, dato che io non almeno qui, esatto, vedi che è l'impianto di assemblaggio dei Corvega, eh? Ok, dato che abbiamo la possibilità, sfruttiamo, ammazza quanto è torbida l'acqua. Non posso mutare in una cosa che ci vede sott'acqua? Ok, sarà divertentissimo. Comunque qua è dove dobbiamo dannare. Poi ci andiamo sereni. Prima dobbiamo finire di esplorare Lexington e vedere se possiamo... trarne un qualsivoglia vantaggio, quindi niente, niente, fai conto che non esisto, che sono un frutto della tua immaginazione. Mi sono immaginato ci fosse un leaker appeso al soffitto, vabbè, c'ho queste visioni post-atomiche, subnucleari, apocalittiche. Armatura e corazziella, salutami il Peppiniello, quindi possiamo farne un insediamento, vero? Vera? È vera.
Salve, registratore di cassa vuoto, benissimo, apprezzo tantissimo. Poi ragazzuoli, alla fine di questo episodio io andrò a Sanctuary a vostra insaputa, non ve lo dirò mai, ma andrò logicamente a svuotarmi il saccoccino dei materiali e via dicendo, non per altro. Ok. Cuoio bollito e capiente. Migliore resistenza danni di energia. Ah, ok. Sì, sapevo che posso. Però è l'adesivo che è una cosa che a me serve. Sapevo di poter migliorare questi oggetti. Infatti, qualche ragazzaccio che sta a Sanctuary ha già delle cose pimpate, eh. Per quello che sono andato abbastanza a botta sicura. Allora, pertanto che stiamo vagando come dei pistola, non mi sembra ci siano grossi pericoli e minacce minacciosi di minacciosità. Banco del lavoro per armi come prima. In effetti abbiamo molte armi. Vabbè, devo anche sbloccare il come si dice, il potenziamento per potenziare l'equipaggiamento. Danni critici migliori, forse peso maggiore, danni vite. Danni critici o danni migliorati? Calibrato. Vabbè, vado di critico o di danno? No, vado di danno. Sì, ho deciso, vado di danno. Danno generico. Perché tanto siamo abbastanza... Sì, vabbè. Relativo. E qua abbiamo... Allora dai. Miglioriamola. Ok. Perché è diventato tutto maiuscolo? Ah no, ok, è diventato maiuscolo in originale, va bene. Intanto è la mia arma preferita, quindi mi ci sta bene pimparmela un po'. Anche perché è quella di cui ho più proiettili, quindi ci vado bello leggiadro e pimpante. Allora, vediamo un pochino, vediamo un peppiniello. Io sento rumori, ma non riesco a capire se sia il cane. No, questo è il tipico rumore da scara schifo. Voglio sgozzare un manichino. No, non ci riesco. Non ho queste peculiarità. Mi sa che gli schifi sono al piano di sopra e ti potrebbero cadere sul capoccino da un momento all'altro. Allora, vediamo di farci dei nemici nel mondo animale. Nella simpatica... Ah no, no no, no 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 no. Porco schifo. Cane? Ok, ok. Dove sta? Resident Evil. E vaffancucchiaio. Una fagiolata o funghi te venisse. Ok, una situazione un po' del manga. Poco casino ragazzi, poco casino, grazie. Grazie. Eri bellissimo perché sbrattavi. Tu invece eri meno bellissimo perché c'è un cacaminchia. Ecco, la palla 8. Vabbè, non la volevo prendere. Questo è ancora vivo. Ingola mammata. Ingola mammata, eh? Ho detto ingola. È bellissimo, sono un genio. Anzi, potrei metterci un fantastico titolo al video, no? Un fantastico Ingola Mammata. Adesso avete capito perché questo video si chiama Ingola Mammata. Ok. Dopo magari cambio idea prima della fine. Che è? Cosa è stato? Ok, c'è qualcun altro che se la sta vedendo coi goal. Sarà una gran festa. Una festa di compleanno per Totani.
Io magari mi metto un po' schiscio da qualche parte. Cos'è che sta esplodendo? Ho paura, ragazzi, ma veramente paura, Cioè, non sapendo cosa diamine stia succedendo. E men che meno perché stia succedendo. Boh. Embè? Tutto sto casino per arrivare qui sopra e non trovarci niente? No. Ce n'è ancora un pezzo. Ok, aspetta. Aspetta. Facciamolo. Stavo ragionando se andare a cercare di complicarmi la vita e la risposta è sì. Abbiamo bisogno di te, Gabri. Il Gabri tiratore. Ok. Vediamo. Ma è un manichino. Torretta. Non è un manichino. Non lo è affatto. Un predone armato di clavicembalo. Bene, sei esposto al fuoco e non scappi, sei un genio del male. Cazzarola. Sta fermo, Cribio. Vabbè. C'è del fanculio in me, E questo è un gran bel... Ah, cazzarola! Dai, questo era un tiro stupendo. Questo meno. Si spostano come dei cerbiatticoli. Mi sto divertendo un casino, voi non ci crederete, ma mi sto divertendo veramente un casino. Dai, questo era bello, Bingo! Dai, c'è della polemica e scazzo nel gruppo. Dai! Ok. Cioè, mi fido a farlo per il semplice fatto che a salute stiamo messi bene quel tanto che basta per stare abbastanza tranquilli e non rischiare troppo. Però a livello di cecchinaggio, vabbè, logicamente adesso non abbiamo ancora le armi tirate a bomba, quindi stiamo abbastanza tranquilli. Però la cosa mi ha divertito. Allora, direi che possiamo anche andare sul sicuro. Cane. Aspetta. Ecco, stai qui buono e non caccare la minchia. Io non so dove siano. Non vedo l'ora di poter mettere un silenziatore. Sì, sì, sì. Le fantastiche suppostine. Te lo puoi scordare, figliolo. Io ho voglia di divertirmi. Bravissimo.
Ci siamo capiti. Au. Io adesso non so dove tu sia arrivato. Però so dove vorrei obliterarti gioiosamente. No, non voglio usare questa cosa. Voglio usare questa cosa. Tu recupererai la tua posizione lì. Ok. Vediamo se ci riesco, eh. Baby! Adesso vi spiego perché non volevo usare le droghe. Perché mi diverto di più a rischiare di non farcela. Tanto proiettili, ragazzi, ne abbiamo un puttanaio. Non voglio stare a fare il parsimonioso. Dai, così ci siamo levati dalle balle anche questa. Perfetto, alla grande! Attenzione, però non ho capito, so che ce n'è ancora uno, perché li avevo visti ne avevo visti scappare un paio, però non ho capito dove sia quello extra. Se è andato in perlustrazione potrebbe comparire in qualsivoglia luogo, eh. Io non ho visto altri movimenti, quindi non so dov'è. Però direi che ci siamo messi in una situazione di discreto vantaggio. Ok, mi sento abbastanza sereno. Allora, qui era appunto... ecco. Questo era il punto da cecchino, cioè tutto sto giro serviva per arrivare al punto da cecchino, ho capito io, solo che l'ho capito adesso, e mo me ne torno indietro, che te devo da dire? Cioè, il discorso è già finito. Dove sta? È questa? Era questa? Non riesco a capirlo. Non sono in grado di capirlo. Non vedo la baionetta. Allora, ordina, grazie. Vediamo dov'è quella equipaggiata. No, è sotto. È questa, sì, è la nostra. Giusto? Giusto? Per piacere, me lo puoi dire? Perché avendo cambiato il nome, poi ci cambia... Sì, ho avuto un'idea. Ci cambieremo il nome anche a questo. Tra questo e il prossimo video lo farò. Mi piace perché non sempre salta. Alle volte fa polemiche e scazza nel gruppo anche lui. Allora, ok. Cane. Hey. Segui. Forza. Ok, perfetto. Allora, fino a qui ci siamo giunti, direi, abbastanza serenamente. Sventagliate di mitra, bene. Allora, in questo momento le sto sentendo sulla sinistra. Non so chi stia combattendo con chi. Però posso sperare che sia qualcuno che se la sta vedendo coi goal, quindi... Allora, bene, 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 bene. Intanto no, sta roba qua non la prendo più per ora, perché ho il saccoccino abbastanza pieno e soprattutto perché adesso volevo dare un'occhiata qui, che è il retro della zona. Ok, perfetto. E questo era il palazzino da dove noi siamo entrati, giusto? C'era il banco di lavoro per armi, la batteria di fortuna, grazie, che è abbastanza basilare, basica e basta, basta. Non ha altri elogi da mettersi nel... Allora, qua vediamo di esplorare, che è esattamente il sotto di dove eravamo prima, che è lì esattamente i punti da... cecchino, che è anche la zona da cui saltavano giù i goal allegramente. Mi sto orientando, ragazzi. Quello cosa cacchio è?
un triciclo. Ciao, buonanotte. Ogni tanto mi confondo i tasti, portate pazienza. Allora, in teoria questa è la Corvega, quindi noi arrivavamo più o meno da qui. Di là c'erano le esplosioni e di qua c'erano i goal. Quindi saliamo un attimino sul pullman. Troviamo un bus nel bus. C'è un autista qua che... Io voglio i veicoli. Cane! Un fantastico cane in mezzo alle balle. Chi di noi non ha avuto un cane in mezzo alle balle giocando a Fallout? Ok. Buttiamo un occhietto ancora in qualche vicolino. Fantastico. Gol ferale. Ce ne sono ancora di appesi. Benissimo. Quindi mi devo aspettare altre situazioni. Super duper mart. Aspetta, cosa dovevamo fare al super duper? Non mi ricordo. Però va bene, non è un problema. Non è un problema. Allora, questa è l'autorimessa. La famosissima autorimessa. Questa, dico. Sì. Ok, perfetto. Quindi fino qua. Fino a Kigeshemu. Ok, fino qua abbiamo settacciato tutto in questo lato qui. Perfetto. Ok, lì è da dove siamo scesi in principio. Qua non abbiamo accessi, però qua sì. Questo cadavere sul tavolo non mi piace. Cioè, poteva apparecchiarsi in modo diverso. Questo invece mi piace tantissimo, è più sobrio, è più discreto. Prima o poi mi arriva... Un piatto rosso, mi piace... L'ho preso perché c'è questa specifica del rosso, così. Questa polemica. Allora, cerchiamo l'ingresso per la tavola calda, che andremo a esplorare, perché potendo vedere tutto l'interno... Ok. È buona, entra! C'è una tavola calda con gli ingressi a spigolo. Ok, mi garbi. Denaro parabellico, scatola di tappi, non granché, ma tazza di caffè, portablocco rovinato, un piatto rosso. Ecco, adesso mi è già passata la voglia di avere un piatto rosso. No, Cribbio, che palle. Sì, cane abbaia. Uffa. Allora, qua c'è sicuramente roba che pesa un casino. L'antigelo, l'astronave giocattolo, batteria di fortuna, no, tutta roba che mi fa comodo. Questa in teoria la possiamo lasciare. Possiamo lasciare, si trova, ha voglia. Ha voglia, ha voglia. Sti denti, ste zanne pesano un putanaio anche loro, ma va bene così. Guanto da forno in amianto, perché scaldare l'amianto nel forno quando c'è proprio bello. Va bene, per quello che devo ispezionare ora può bastarmi liberarmi le taschine così. Poi vediamo. Allora, qua c'è un piano superiore, un piano, un fantastico piano B, un involtino dolce. Che sarà logicamente radioattivo pure quello. Caramelle. Nuca cola. Ne abbiamo un quintalaio che devo anche cercare di lasciare, di abbandonare, perché tanto non mi serve la nuca cola. La metterò via perché è mia intenzione, appena mi ripristineranno internet, ecco, è mia intenzione recuperare i DLC. Perché per quanto mi sta piacendo Fallout, non ho dubbi sul fatto che vorrò anche i DLC. Cane. Dai, cane, abbiamo fretta! In mezzo alle balle sempre. Che il cane balle! Lo Sven mizzica tutti, ma che scassa vuole, la miseria mia! Anche qui. Questo è un punto d'uscita, non un punto d'entrata, perché di questo luogo noi in teoria non ce ne facciamo una benemerita. Benissimo.
quindi andiamo a vedere nel seminterrato. Ci abbiamo delle scorte di vivande o se abbiamo Slocum Joe, voilà! Attenzione, corre il rischio di essere un'altra di quelle stanze d'angeli, quelle boh, non è detto, perché in realtà anche a Concord c'era lo spaccio, non c'erano nemici ma c'erano robe interessanti. Vediamo. No, è solo un seminterrato a parte. Ok, forcina, occhiali alla moda. Ma sì, io me li prendo gli occhiali alla moda. Affanbrodo, che se devo metterli col cappello da marina retto, bocconcini scoiattolo, sì, vabbè, bottiglia marrone non mi interessa. Vediamo un pochino. Cane, smettila di ansimare come un cetriolo. Comportati da cane, Cribbio. So che non hai molti esempi in giro, ti posso capire, ma... Cioè, tutto questo per niente? Ma non ci credo neanche se è vero che non c'è niente in sta stanza. Scusa, una stanza che ha avuto bisogno di un caricamento per quattro bocconcini di scoiattolo e altre cagate simili? Aha! Fanculizzati. Però abbiamo capito che qualcosa c'era. Facciamo i furbacchioni. Ok, benissimo, abbiamo trovato un passaggio segreto, va bene. Ok, quindi questa potrebbe essere una via d'uscita per il mondo della Corvega lì. Quanto sbrega la Corvega, detto fra noi e noi, cioè, intanto che nessuno ci sente, logicamente possiamo anche usare questi piccoli termini tecnici, tattici per capirci, vabbè. Direi che tutto questo è stato abbastanza... pervaso dal fantasticume. Quindi Luchadores, ci siamo riusciti a emergere dallo scantinato, abbiamo dato una prima occhiata alla prima zona di Lexington, bene, siamo pervasi dalla mestizia, come sempre la gioiosa e sportiveggiante mestizia che ci pervade ogni volta che perlustriamo qualcosa. Sono felice. E sarà per il pavimento quadretti, non lo so. Comunque, Luchadores, vorrei deporre le armi per salutarvi a dovere, ma non ho ancora capito come si fa. Quindi, sì, no, in realtà ho capito come si fa, perché basta praticamente fare questo. Si va nell'inventario, si seleziona praticamente la propria arma, la si deseleziona, e facendo così dovrei, in teoria, dopo una certa, poter girare l'inquadratura. Ma in realtà non è così, quindi va bene. Ho fatto tutto questo discorso per una ciufola di niente. Va bene, Luchadores, ci vediamo nel prossimo fantasticissimo video qui sul canale Silver Player, e scopriremo cosa ci riserva ancora Fallout 4. Alla prossima, ciao ciao. Ah, vi voleva salutare anche Sven. Bau bau.